arriva in un caldo fine agosto il via libera al bilancio del Comune dell'Aquila, che segue l'assestamento generale e la salvaguardia dello strumento economico-finanziario. Un assestamento da lacrime e sangue, con tanto di aumento della Tari, varato dalla maggioranza nei mesi scorsi, in attesa dei 16 milioni del governo, per coprire le mancate entrate e le maggiori uscite legate al post-sisma. Finanziamento che in un primo momento, per motivi burocratici e legati alla stesura dell'emendamento che il governo ha inserito nel decreto enti locali, sembrava non potesse bastare, con lo spettro di un ulteriore aumento della tassa sui rifiuti. Alla fine, l'ulteriore impennata di tasse non è arrivata, ma dalle opposizioni si sono levate proteste che hanno sottolineato il voto contrario di tutto il centrodestra e i movimenti civici. Come avevamo previsto, siamo arrivati a fine agosto senza un vero bilancio. Oggi probabilmente si arriverà a questa votazione di un bilancio, come hai definito tu, che scontenta tutti. Scontenta, vedo, elementi della maggioranza che addirittura minacciano di non votare questo bilancio. Avevamo già detto come opposizione che era un bilancio assolutamente assurdo, finisce tragicomicamente un percorso che è passato prima per errori fatti in Senato, poi per mancanze di programmazione qui in Comune e adesso si arriva per un assestamento dopo la diffida del prefetto. Quindi una serie di strafalcioni, questo che rappresenta l'ultimo vero bilancio che il Comune sta approntando e che sarà quello che ci porterà alla campagna elettorale dell'anno prossimo, è un bilancio che assolutamente dimentica le frazioni, dimentica i servizi, dimentica il sociale. Siamo assolutamente contrari, voteremo anche contro questo assestamento proprio per manifestare la contrarietà alla incapacità amministrativa e di programmazione di un'amministrazione che ha saputo scordare gli ultimi, è sempre più vicina ai poteri forti della città e soprattutto dimentica quelli che sono i veri problemi. Lo Zafferano dell'Aquila torna nella sua città, è l'evento che domani animerà il cortile K. Cappelli nel centro storico aquilano. Uno dei cortili più belli del territorio si apre ad una sfida tra chef con una giuria d'eccezione. Gli chef proporranno al pubblico piatti con lo zafferano al centro. Uno scrittore e quattro chef tra immagini, narrazioni e degustazioni, un evento che arriva dopo la sottoscrizione di un patto per il territorio che mira, come spiega l'associazione Le Vie dello Zafferano, a creare possibilità di sviluppo nell'area della DOP Zafferano dell'Aquila. L'evento si chiama Lo Zafferano dell'Aquila DOP torna nella sua città. Ed è un evento, è un'occasione che fa ritornare il territorio all'interno delle mura cittadine della città dell'Aquila, con un evento che comincerà alle 17.30 di domani, il cortile K. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele. Ci sarà una specie di sfida tra chef del territorio che presenteranno un piatto allo zafferano con una giuria di rilievo. E poi seguirà tutta la serata durante la quale i produttori zafferano accoglieranno il pubblico della perdonanza. Parteciperanno alla sfida Gianluca Carrozzi di Villa Dragonetti, Eugenio Masci del ristorante Paneolio, Alessandro D'Andrea dell'agriturismo Centura a San Pio delle Camere, Stefano Mazzetta dell'osteria Due Ladroni di San Vittorino, con lo scrittore Vincenzo Battista che li accompagnerà con una narrazione speciale. In giuria lo chef Stella Michelin William Zonfa. Ma come ho detto a Nicola, mi aveva chiesto semplicemente di cosa volevamo organizzare e cosa fare, insomma, per riuscire a dare, insomma, per fare squadra, per radunarci, per valorizzare, per raccontare. Ma ci è venuto in mente, insomma, di organizzare questa sfida dove io sarò in giuria e eleggeremo un vincitore. Insomma, ci sono 4-5 chef che raccontano il territorio tramite piatti e in questo caso tutti i piatti a base di zafferano. Niente, è un motivo per stare di nuovo insieme, raccontarsi, per raccontare il territorio. Quindi dicevo, sono in giuria, non so, mi sembra ci sia anche il sindaco se parteciperà, non lo so. Niente, è un motivo per stare tutti insieme, per raccontare il territorio e per parlare ancora di un grande prodotto che è lo zafferano. Buona la prima per l'Aquila Calcio che nel preliminare di Coppa Italia batte a rigore il Monte Rosi che affronterà in casa nella prima giornata di campionato. 4-5 il finale e tanto da lavorare, ma buoni spunti per mister Morgia che ha schierato una squadra di giovani con Pepe squalificato in difesa e Bomber Ganci e Giorgio Lavista al centrocampo, entrati solo nel secondo tempo e che comunque hanno messo in luce l'esperienza giusta per affrontare questo campionato. Il tecnico è stato chiaro, manca ancora qualcosa e in settimana si aggregheranno altri giocatori per completare la rosa. Bene, non eccessivamente, dobbiamo suonare le campane, però
È una squadra molto giovane, in via d'allestimento per quello che abbiamo fatto fino a questo momento. La cosa più importante è proprio lo spirito che ci mettono, la grande voglia di correre insieme, di aiutarsi, di fare gruppo. Su questo ci siamo, sul piano del gioco certamente dobbiamo essere più produttivi, dobbiamo creare molte più azioni, però con il tempo faremo tutto. Sì, penso, sanno tutti, l'abbiamo detto, mancano giocatori però un paio, ma non dobbiamo aver fretta di prenderli tanto per riempire delle caselle che attualmente sono vuote. Dobbiamo rafforzare una squadra che secondo me ha le potenzialità per fare benissimo e quindi non dobbiamo sbagliare niente, quindi sia sul piano strettamente tecnico e fisico, ma soprattutto su quello caratteriale, quindi abbiamo bisogno di persone vere, di uomini che sanno essere d'aiuto ai tanti ragazzi che dobbiamo schierare e non prendere giocatori tanto per venire all'Aquila a svernare. Ma rimane aperta la questione dello stadio di Acquasanta. Senza lo stadio il progetto tecnico di mister e staff non può andare avanti. La consegna a breve diventa quindi un paletto insuperabile. Dal comune rassicurano e in settimana ci saranno novità, ma si lavora per darlo all'Aquila Calcio a metà settembre. Ho sempre detto che quello sono venuto anche soprattutto per quello, quindi spero che sia il prima possibile, perché altrimenti tutto sarebbe da rivedere, anche la mia posizione, perché l'ho sempre detto, lo ripeto, anche perché la squadra è una squadra molto tecnica, fatta per quel campo là e non certamente per un campo dove magari siamo costretti a dividerlo con il rugby.